Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio ascoltare il nuovissimo pedale di casa Dofix, il Dante. Eccoci con il Dante fra le mani. Allora, innanzitutto, piccola nota nerd, come potete vedere, questo è il Dante numero 001. E Andrea mi ha chiamato, mi ha detto: senti Giacomo, ti va di testare questo pedale? E onestamente non mi sarei aspettato di ricevere davvero il numero 001 della loro produzione. Quindi questo è un overdrive appena uscito sul mercato, è un overdrive concettualmente semplice, quindi come vedete ha solo tre potenziometri, come insomma siamo abituati a vedere sugli overdrive e distorsori, quindi abbiamo gain, volume e tono. Abbiamo poi il faccione di Dante, secondo me è un nome azzeccato perché, essendo Dante un po' il padre della lingua italiana, della nostra lingua, me lo immagino come un, diciamo, trasportato sui pedali, un macro contenitore di suoni. E infatti il Dante è proprio questo, quindi non è un pedale che ha un suono solo, ma va da un overdrive a dei suoni un pochino più crunch fino a delle distorsioni, iniziando ad entrare un po' più nel pedale. Sicuramente la cosa che mi ha colpito di più è stato il controllo di tono, che secondo me è fatto benissimo. Perché? Perché ci permette di essere molto creativi, o almeno questo è quello che è successo a me. Con il tono molto chiuso, chiaramente il suono si stringe a livello di frequenze, di equalizzazione, ma il pedale risponde proprio in maniera diversa. Quindi è un pochino più lento chiaramente nella risposta ai transienti, all'attacco, diventa un po' più cremoso su tutta la gamma e secondo me ti spinge a suonare in maniera un pochino più calma, più seduta, più old style. Quando invece il tono lo alziamo esce fuori molta più grinta, addirittura con il tono molto alto si arriva quasi a un carattere un po' fazzoso del pedale, chiaramente quando alziamo anche il gain, e secondo me questo ci fa suonare in tutt'altro modo. E questa è una cosa secondo me bella dei pedali, cioè un pedale secondo me deve riuscire a comunicarti qualcosa, quindi a farti suonare in maniera diversa. Secondo me qui il controllo di tono gioca proprio una grossa partita. Ok, approfondiamo un attimo i suoni del Dante. Nella song iniziale, e vi ricordo che è stata tutta suonata con il Dante, quindi a parte un suono di cui parleremo dopo, è stata tutta realizzata esclusivamente con questo pedale, quindi secondo me questo vi dà già l'idea più o meno di quali territori stiamo esplorando con questo pedale e che suoni è capace di farci avere. Adesso ascoltiamo qualche altro esempio. Per esempio, con la Les Paul, il gain molto tirato, a me ricorda tutto quel mondo Soundgarden, quegli anni 90, quel grunge, quei suoni belli graffiati ma presenti e grossi, più o meno così. We'll be right back.
chiaramente, anche se suoniamo invece una ritmica, diciamo, classica rock blues, sentite come il pedale si adatta bene a questa tipologia di suoni, come risponde bene alla dinamica quando andiamo a suonare un po' più piano, e niente, ve lo faccio ascoltare. Adesso ascoltiamo un esempio con la strato, dove chiaramente il suono si pulisce perché c'è meno gain in ingresso al Dante, e abbiamo un classicissimo suono veramente tutto fare per moltissime applicazioni. Siccome io ho anche un tributo ai Foo Fighters, ho preso la mia Epiphone 335 e ho provato a suonare qualcosa che secondo me riconoscerete. Adesso andiamo un attimo a fare un focus su due suoni che ho usato nella song iniziale. Il primo, diciamo, sono i temi di apertura e chiusura del brano che ho realizzato in combinazione con un altro pedale italiano che si chiama Tefi Mrs. Delayette, che è un'emulazione di un delay a nastro. Qui, diciamo, andiamo in territori più post-rock ambient probabilmente, e secondo me è bello ed interessante capire anche come questo pedale risponde in quel tipo di sonorità dove è richiesta molta personalità. Il secondo invece è quello della prima parte del solo, quella con meno gain. Secondo me è un suono morbido, rotondo, che si presta davvero a tantissimi utilizzi. E, nonostante sia così, diciamo, appunto caldo, rotondo, secondo me però conserva un bel attacco che io definisco croccante, quindi un suono che mi esce dal mix e che davvero possiamo traslare su tantissimi generi musicali. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Il Dante è un pedale semplice, quindi eviterei ulteriori giri di parole. È un overdrive che suona bene, può arrivare anche ad essere un distorsore, ha un controllo di tono secondo me molto efficace che vi renderà creativi nell'utilizzo del pedale. Quindi se riuscirete a provarlo o lo prenderete, sperimentate sempre diversi settaggi del tono in relazione alla posizione del gain. Questo sono sicuro che vi aprirà davvero a diversi scenari. Vi spiego anche la catena audio. La chitarra entra direttamente nel Do Fix Dante e poi va in una mezza barba Z35. Non ho usato una cassa perché ho usato il Torpedo Studio con degli R che sto producendo io qui nel mio studio, Hologram Studio, e di cui a breve... Se il video vi è piaciuto e se il Dante vi è piaciuto, lasciatemi un like qui sotto ed iscrivetevi al canale. Mi sono davvero ripromesso in questa quarantena di uscire con nuovi video ogni settimana e portarvi quanto più potrò della mia attività, quindi sia in studio di registrazione, chitarre, pedali, trucchi per fare dei suoni, qualsiasi cosa. Fatemi sapere anche nei commenti se il video vi è piaciuto, se il Dante vi è piaciuto, se volete provarlo, se avete altre idee per nuovi video. Davvero ci tengo affinché questo canale possa riguardare, possa contenere delle cose che vi appassionano. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!